Allora, mi presento, sono il dottor Luca Innocenzi, sono psicologo e psicoterapeuta e lavoro nel centro di psicoterapia di studi cognitivi dell'Aquila. Oggi vi parlerò in questo webinar del ruolo del coronavirus nella genesi del fenomeno Hikikomori. Allora, per prima cosa vediamo chi sono gli Hikikomori. Il termine giapponese sta a significare letteralmente stare in disparte e viene utilizzato per riferirsi a coloro che si isolano dal mondo per mesi ed anni, recludendosi nella propria abitazione e tagliando ogni contatto diretto con l'esterno. Si tratta per lo più di giovani fragili a livello relazionale e ipercritici nei confronti di una società nella quale arrivano a non riconoscersi più come parte integrante. Quindi che succede? Mettono in atto un ritiro sociale estremo che viene vissuto esclusivamente nella propria stanza, con le ore notturne solitamente dedicate a componenti tipiche della cultura popolare giapponese. Io qui ho messo come esempio la visione di anime. Ma non è l'unica attività, potrebbero dedicare il loro tempo alla lettura di manga, di libri, nell'intraprendere giochi di ruolo o comunque anche a studiare o qualsiasi altra cosa. Non è l'attività che svolgono, che fa di loro degli hikikomori, bensì il sentimento di ipercriticità che manifestano rispetto alla società, ok? Rispetto ai rapporti interpersonali, questi non vengono annullati, ma vengono vissuti esclusivamente tramite la rete. Ho parlato di un ritiro estremo, quando parlo di estremo intendo che loro si rinchiudono nella loro stanza, solo esclusivamente nella loro stanza, e non escono più. Quando ho detto le ore notturne è perché solitamente il ciclo notte-giorno viene invertito, quindi durante le ore del giorno probabilmente riposeranno e di notte svolgono le loro attività. Questo stile di vita viene reso possibile quasi esclusivamente con l'aiuto dei genitori. E infatti è solo grazie al loro contributo che hanno accesso alle risorse necessarie per sopravvivere, a partire dal cibo che gli viene lasciato fuori dalla porta e al sostentamento economico per acquistare i beni di consumo per svagarsi all'interno della propria stanza. L'aspetto, ecco, curioso di farsi lasciare il cibo fuori dalla porta è perché anche con i genitori loro non intrattengono alcun tipo di rapporto. E più in là vedremo che ha maggior ragione con i genitori. Si sono registrati anche alcuni casi in cui gli hikikomori sono riusciti a sopravvivere contando solo sulle proprie forze, perché tutto ciò grazie a dei lavori e acquisti online, quindi non solo più le relazioni, ma anche un lavoro e oramai con fare acquisti online è semplicissimo. Però per la maggior parte sono dei ragazzi che vivono con i genitori che diventano complici del mantenimento di questa condizione, perché sono consapevoli, o perlomeno diventano consapevoli delle sofferenze dei propri figli e vivono la frustrazione della loro incapacità di porre rimedio a questa condizione, perché col passare del tempo scoprono che forzarli ad uscire non farebbe altro che aumentare il loro stato di sofferenza. Questo fenomeno si è sviluppato inizialmente in Giappone. Come mai proprio in Giappone? A causa delle forti pressioni che vengono esercitate in un paese fondato sulla cultura della competizione, che costringe ad alti livelli di performance.
Questa è una competizione che passa attraverso risultati scolastici, quelli sportivi, lavorativi, ma anche di realizzazione di obiettivi sociali. Quindi si può dire che sin dalla nascita quello che viene appreso è che si dovrà essere sempre migliori se si vuole andare avanti, altrimenti sarà un fallimento. Il punto è che non tutti riescono a reggere questo tipo di pressione e in quei casi hanno trovato rifugio nell'isolamento. Ma il mondo culturale giapponese non è l'unico che si fonda sulla competizione. Infatti, prima, mentre vi parlavo della cultura giapponese e della loro società, tutto sommato sembrava che potessi parlare anche di un qualsiasi altro paese occidentale, che oltretutto con il diffondersi della globalizzazione, soprattutto a causa dei social media ed un costante confronto con l'altro, c'è stata una riduzione sempre maggiore del senso di sé. Cioè, che succede? Vedere pubblicati costantemente sui social i risultati degli altri, perché i social vengono utilizzati per quello, si pubblica i successi, le proprie conquiste, le vacanze, e quindi chi è dall'altro lato dello schermo crede che quella è la normalità a cui si dovrebbe aspirare, ma che in realtà è alla portata di pochissime persone. Tutto ciò che fa genera lo stesso sentimento di frustrazione che provano i giovani giapponesi. Vediamo qualche dato. È possibile identificare delle variabili che ricorrono più frequentemente delle altre. Ad esempio il genere. Questo, essendo un fenomeno molto conosciuto in Giappone, il governo ha messo in atto, ha fatto prima degli studi per poi poter cercare di arginare il fenomeno. Quindi nel 2010 hanno visto che gli hikikomori, il 66% degli hikikomori era per lo più di sesso maschile. Una percentuale che 5 anni più tardi è scesa al 63,3. Oltretutto hanno visto che sono figli primogeniti. Perché proprio i primogeniti? Perché dal momento che su di loro vengono proiettate maggiori aspettative da parte dei genitori, e maggiori aspettative uguale a maggiori pressioni. E un'altra parte erano figli unici. Quindi rispetto ai figli unici vale quello che vale per i primogeniti, quindi tutte le aspettative su di loro, e con l'aggravante che, non avendo fratelli e sorelle, possono disporre sin da piccoli di una camera da letto tutta per sé, la quale può potenzialmente favorire i loro momenti di solitudine all'interno dell'abitazione. Chiaramente, se non devo condividere la mia stanza o qualcheduno, quello può diventare il mio territorio. Tali aspettative sono, se possibile, ancora più alte quando si proviene da una famiglia benestante con un elevato livello di socializzazione e di scolarizzazione. I successi ottenuti dai genitori, infatti, possono rappresentare per il figlio un elemento di paragone troppo sfidante. Ecco, anche qui non serve per forza immaginare il Giappone. Questa è una situazione che hanno vissuto molti giovani anche qui nei nostri paesi europei. È facile ripensare a situazioni in cui sin da piccoli sentono i racconti di un padre che è partito dal nulla, che si è dovuto fare da solo, che grazie ai suoi sforzi è riuscito ad andare all'università nonostante la famiglia gli remasse contro. Si è costruito tutto il successo, una casa, e che quindi tutto questo viene preteso anche dal figlio. Quindi le maggiori aspettative sociali si concretizzano spesso anche in maggiori investimenti economici sul percorso scolastico del figlio.
E come ben sappiamo, le scuole private costano molto, soprattutto in Giappone, e spesso le famiglie arrivano a fare enormi sacrifici pur di permettersele. Questo però che fa? Contribuisce ad aumentare il carico di responsabilità sulle spalle dei ragazzi, la cui paura di non rivelarsi all'altezza delle aspettative genitoriali può talvolta trasformarsi in una pressione difficile da sostenere. Allora, vediamo dei dati sull'età. L'età sembrano essere in particolare in due: i periodi della vita nei quali è maggiore il rischio di sprofondare in isolamento. Il primo è rappresentato dalla fascia che va dai 15 ai 19 anni e, secondo i dati del governo giapponese, ben il 30% degli hikikomori inizierebbe il ritiro in questo intervallo di tempo. Particolarmente critico sembra essere il passaggio dalle scuole medie a quelle superiori, perché è un momento nel quale si è costretti a vivere un cambio drastico d'ambiente, per lo più durante una fase evolutiva delicata come l'adolescenza, che, come sappiamo, è caratterizzata da una forte instabilità sia a livello emotivo che decisionale. A ciò dobbiamo aggiungere un contesto, cioè quello delle scuole superiori, decisamente più alto rispetto a quello dei gradi precedenti. Il confronto con i pari diventa più complesso e potenzialmente frustrante per chi non ha sufficienti competenze relazionali e fatica a instaurare dei rapporti interpersonali soddisfacenti. Quindi cambiano i rapporti con gli insegnanti e il bisogno di rapportarsi con l'altro sesso. Anche questo elemento vale per il Giappone come vale per noi. Il passaggio fra le scuole medie e le scuole superiori è un momento molto delicato, perché appunto le aspettative, le pressioni, ma non solo, qui ho parlato anche dei rapporti con i pari. Perché io sin dalla nascita so già che la mia vita andrà per tappe. Allora, dai 3 ai 5 anni andrò all'asilo, da 6 ai 10 andrò alle scuole elementari, dai 13, dai 11 ai 13 alle scuole medie e dai 14 ai 18, 19 si va alle scuole superiori. Dopodiché penserò all'università. Nel frattempo so anche che a 18 anni si deve prendere la patente. E una serie di tappe che vanno rispettate, e questo non riguarda solo il mondo scolastico, ma riguarda anche quello che si deve avere e ottenere rispetto a determinati obiettivi con i pari. Quindi tutti iniziano ad avere dei rapporti con l'altro sesso, io non ottengo questo, quindi probabilmente c'è qualcosa di sbagliato in me. Tutti riescono nello sport, io no. Allora che succede? Sono io quello sbagliato. Il secondo periodo della vita a maggiore rischio è invece rappresentato dal post-diploma, e si tratta di un altro passaggio delicato e fondamentale della nostra esistenza, nel quale siamo chiamati a progettare il futuro. Quindi qui arriva l'effetto opposto. Se per la prima parte della mia vita è stato tutto incasellato, adesso sparisce tutto, è tutto più difficile perché devo organizzarlo io. Adesso sono io che devo essere il fautore del mio futuro. E quindi, secondo il più recente sondaggio, il 42% degli hikikomori avrebbe iniziato il ritiro proprio nella fascia fra i 20 e i 29 anni. Quindi la spiegazione in parte abbiamo detta, ma anche ricercata nel sistema universitario nipponico, perché è caratterizzato da una corsa forsennata per essere ammessi negli atenei più prestigiosi, che vengono considerati gli unici in grado di assicurare un'ottima posizione lavorativa. Ciò comporta la necessità di esami di ammissione sempre più rigidi e selettivi, per i quali serve a studiare anche 12 ore al giorno. Dunque, adesso vediamo quali sono le emozioni che caratterizzano i giovani hikikomori. Allora, se la pressione di realizzazione sociale può essere identificata come la causa principale dell'hikikomori,
L'emozione dominante che si trova alla base della scelta di ritiro è la paura, che può essere la paura di fallire, come quella di essere giudicati per i propri insuccessi o per le proprie mancanze, la paura di non essere all'altezza delle aspettative altrui, ma anche delle nostre stesse aspettative, la paura di non riuscire a sfruttare le proprie potenzialità e la paura di non riuscire a raggiungere gli obiettivi che si ritengono essere alla portata. Quindi più penso in qualcosa dovrebbe essere alla mia portata, più e non lo raggiungo, più deludo me stesso. Gli hikikomori sono spesso ragazzi dotati intellettualmente e fin da bambini sono abituati a ricevere attenzioni e complimenti per le proprie capacità, costruendo in questo modo un'identità di sé corrispondente ai feedback ricevuti. Se per qualsiasi motivo il gap tra quello che è il proprio sé ideale e la realtà diventa troppo ampio, la pressione a raggiungere il modello idealizzato aumenta sempre di più, insieme alla paura di fallire, di deludere gli altri e di conseguenza, come abbiamo detto prima, di deludere se stessi. C'è anche la paura del tempo perso. Non è altro che un riflesso del timore di fallire ed essere giudicato per questo dagli altri. E qua ci riallacciamo al discorso di prima delle tappe, perché fin da quando nasciamo, tutti intorno a noi danno per scontato e la nostra vita avrà un certo tipo di percorso. Come si parlava prima, scuola, diploma, università, lavoro, famiglia. Quindi, salvo qualche eccezione, gli step previsti sono questi e ci viene anche fatto intendere che sarebbe meglio compierli nel minor tempo possibile e con il massimo impegno. Il bisogno di essere accettati dal gruppo è programmato nei nostri geni, a tal punto che, come detto, parte della nostra identità si plasma in relazione a come noi ci vediamo attraverso gli occhi degli altri. Quando dico che è programmato nei nostri geni, intendo che è proprio una nostra memoria ancestrale, la paura di essere abbandonati dal gruppo. È un qualcosa che si è installato in noi nel momento in cui siamo riusciti a evolverci come specie dominante sul pianeta, e non grazie alla nostra forza, ma bensì alla nostra capacità di fare gruppo. Quindi, e poi è questo che genera credo che sia la maggior paura a livello nucleare di tutti, quella di essere lasciati soli, proprio per questo motivo, perché sappiamo, o perlomeno i nostri geni sanno, che siamo sopravvissuti grazie alla nostra capacità di fare gruppo. Dunque, correlato con l'aumento della competizione sociale e con la crescente importanza attribuita alla propria immagine pubblica, è il perfezionismo. Numerosi studi scientifici hanno individuato che una correlazione fra perfezionismo e disturbi d'ansia, una tendenza alla ruminazione di pensieri negativi, atteggiamento eccessivamente autocritico, depressione e autolesionismo. Ora, secondo me non serviva neanche fare grandi ricerche, perché nel momento in cui entra in gioco l'idea che devo fare tutto nella perfezione, le altre componenti che ho nominato entrano in automatico. Perché? Perché sicuramente se voglio fare tutto come si deve, inizierò ad avere un atteggiamento rispetto al futuro di preoccupazione e inizierò ad avere uno stile di pensiero rimuginativo che non fa altro che portarmi a sperimentare l'ansia. Se invece non sono riuscito a fare tutto alla perfezione, cosa molto probabile, perché la perfezione è un concetto che si applica molto male alla realtà, allora tenderò ad avere uno stile di pensiero, questa volta rivolto al passato, uno stile ruminativo, che mi porta a sperimentare dei sentimenti di tristezza. Quindi la necessità psicologica di mantenere un determinato standard sotto al quale non si accetta di scendere, cioè un meccanismo del tutto o niente, per cui se non si riesce a raggiungere l'obiettivo prefissato,
qualsiasi risultato intermedio verrà vissuto come un fallimento privo di soddisfazione. Se nella perfezione l'errore non è ammesso, fare qualsiasi cosa, anche la più semplice, diventa particolarmente difficile e a volte impossibile. Un'altra emozione chiave che sperimentano gli hikikomori è la vergogna, la quale non è un'emozione primaria come la paura, bensì un'emozione di origine sociale. Questa implica degli aspetti di autovalutazione, di cui parlavamo in precedenza. Gli hikikomori temono molto il giudizio proprio perché sono in grado di attivare la vergogna, la quale si genera solamente in contesti sociali, ovvero dove è una terza persona in grado di constatare quelle che percepiamo essere le nostre mancanze. Vi faccio un esempio. Pensate a quando siete soli dentro casa e per sbadataggine fate qualcosa di poco aggraziato, non so, potreste scivolare, cadere, o fare qualcosa che viene visto, no? Dove ci potremmo fare anche sopra una risata. Ecco, forse ve la fate anche una risata, ma credo sia difficile che proverete vergogna. In che momento si sviluppa la vergogna? Quando è presente qualcun altro che mi vede. Quindi se io sono solo a casa e cado, non mi vergogno. Se sono invece davanti a 100 persone in campo, è più probabile che la proverò. Questo perché? Perché appunto è un'emozione sociale. In più c'è l'aggravante che per i giapponesi la vergogna è sperimentata in maniera molto più forte che per noi occidentali. Comunque, a prescindere dai messaggi dell'ambiente, ognuno vive dei bisogni esistenziali di affermazione che sono innati. Quando questi sono percepiti, raggiungibili, l'individuo si sente stimolato e motivato a raggiungerli. Quando invece il bisogno di affermazione diventa o semplicemente viene visto come eccessivamente distante dalle proprie capacità di raggiungerlo, ci si espone a una frustrazione, a un dolore che genera sofferenza psichica, a cui si reagisce mettendo in atto delle strategie di regolazione. Due puntualizzazioni. Ho detto che a volte basta che venga visto come eccessivamente distante, ma vederlo non significa che lo sia veramente. Sono le nostre valutazioni, i nostri giudizi. Se io mi sto sperimentando in ritardo o che semplicemente io credo che non potrò ottenere quello che vorrei, comunque proverò quel sentimento di frustrazione. E rispetto a quello che ho detto invece sul mettere in atto delle strategie di regolazione, adesso prendete per buone queste parole, è un qualcosa che avviene sempre. Semplicemente possono variare le modalità che andremo a utilizzare. Quindi, di fronte a una situazione immodificabile, che lo sia o che me l'ho solo immaginata, che genera un dolore vissuto come intollerabile, siamo costretti a trovare queste famose soluzioni. E ognuno trova la sua strategia. Probabilmente sceglieremo qualcosa che conosciamo e che riteniamo la più utile. Quindi deve essere qualcosa di conosciuto e che riconosco la sua utilità nel non farmi sentire quel dolore. Potrebbe essere qualcosa che mi fa evitare le situazioni che mi generano frustrazione, oppure qualcosa che mi fa prevedere le possibili minacce, o trovare qualcosa che aiuti a ignorare il dolore rendendo la persona immune. L'evitamento, l'evitamento è un meccanismo difensivo o una strategia di fronteggiamento dei problemi. Uno dei sintomi caratteristici di molti disturbi d'ansia è proprio quello di evitare di entrare in contatto con la situazione temuta. Quindi di fronte a una minaccia
reale o immaginaria che produce una reazione di allarme, l'individuo evita di affrontarla. È innegabile la sua funzionalità a livello immediato. Anzi, non esiste nulla di più efficace di evitare una situazione che genera frustrazione. Quindi, l'evitamento però perde il suo valore adattivo quando si trasforma in una soluzione coercitiva che limita le possibilità di esplorazione. Questi comportamenti di evitamento, infatti, pur dando l'illusione iniziale di alleviare il malessere, in realtà conducono ad un graduale aggravamento della situazione, in quanto provocano una profonda ricaduta sull'autostima della persona, che arriva a percepirsi maggiormente incapace, fallita, senza speranza, e a rafforzare l'idea di non essere più in grado di svolgere le attività precedentemente attuate, aggravando in tal modo la valutazione negativa di se stessa e della propria vita attuale e la sfiducia verso il futuro. Una delle difficoltà del trattamento di Gig Mori sta proprio nel fatto che il prolungato ritiro ha indebolito maggiormente le capacità e le convinzioni di essere in grado di tornare a affrontare la società. Ora, questo è facile capire come più evito, più diventa difficile rimettermi in gioco. Perché ci potrebbe essere il caso reale che appunto il non sperimentarmi più, non mettermi più in gioco in una cosa dove già prima evidentemente non andavo forte, come le relazioni sociali, se io non le intrattengo più, probabilmente è possibile che diventerò meno capace poi di stare in quelle situazioni. Ma facciamo finta che ciò non accada, facciamo che c'è andata solo un po' di polvere sopra la mia capacità di relazionarmi, che basta una spolverata. Il problema è che io farò proprio fatica a tornarci, perché mi sarò convinto di non essere più in grado. E l'altro grande rischio è che non ci permette di sconfermare le paure iniziali. Affrontare le paure, infatti, significa mettere in discussione l'idea di non essere in grado di affrontare le difficoltà. Quindi, se si evita continuamente, non avremo mai la controprova delle nostre credenze, che potrebbero anche essere del tutto errate. Adesso vediamo un'altra strategia, che è quella del controllo. Quindi, abbiamo visto la prima strategia: io decido di non rischiare, non mi ci metto in gioco, prendo, evito tutto quello che mi fa paura. Questo però non è sempre possibile, perché casomai la situazione non me lo permette. Allora che faccio? Alcune persone cercano di prevenire ed eliminare la sofferenza attraverso diverse forme di controllo, talvolta applicate in modo rigido e assoluto. Quindi l'obiettivo è quello di annullare ogni forma o anche il solo rischio di sofferenza e raggiungere una condizione di assoluta sicurezza. Come fare? La forma di controllo per eccellenza è il rimuginio, cioè quello stile di cui parlavamo prima, in cui il pensiero è rivolto al futuro e si tenta di immaginare ogni possibile avvenimento in modo da sentirsi pronti quando questo si paleserà e lo potrò affrontare nel migliore dei modi. Questo è quello che è la credenza positiva rispetto a questo stile di pensiero, che viene costantemente riportata. Allora, io più mi preoccupo, più quando il pericolo sarà lì sarò in grado di affrontarlo. La realtà però è ben diversa. Non solo risulta impossibile prevedere ogni possibile scenario, ma la preoccupazione costante favorisce uno stato ansioso che indebolisce ulteriormente la percezione di autoefficacia.
portando ad un progressivo esaurimento delle risorse. Quindi, che succede? Non solo è impossibile controllare tutto, perché esistono troppe variabili, ma a furia di controllare, di pensare al futuro, io esaurirò tutte le mie energie. Quindi, casomai, in una situazione in cui non avrei dovuto temere la mia incapacità, io divento realmente incapace perché sono troppo stanco. Adesso vediamo il terzo stile di risposta alle frustrazioni, che è quello delle distrazioni. Quindi, se il dolore è inevitabile, un'altra alternativa è quella di annullarlo attraverso comportamenti che permettono di sperimentare qualcosa di alternativo. Può trattarsi di uno stile di alimentazione basato sulla soddisfazione del gusto, oppure l'utilizzo di sostanze che anestetizza ciò che si sta provando. Ancora, rifugiarsi in fantasie o mondi fantastici in cui vivere una realtà alternativa in cui ci si sperimenta come persone di successo. Ok, quindi abbiamo visto, potrei decidere di mangiare, quindi mangio per trovare appagamento, posso utilizzare delle sostanze, e non mi riferisco solo alle droghe, potrebbero essere anche alcolici, psicofarmaci o qualsiasi cosa che mi anestetizza, che non mi fa sentire. Oppure potrei decidere di rifugiarmi nelle fantasie, in fantasie casomai che vedo in televisione, quindi mi immedesimo in quello che sto vedendo, oppure fantasie vere e proprie, cioè il sognare una mia vita che vada esattamente come vorrei. L'utilizzo delle distrazioni però è rischioso, perché possono trasformarsi in delle dipendenze, poiché per loro natura fanno sperimentare un appagamento. Quindi, se mi fanno stare bene, vengono costantemente ricercate, ma nel tempo incrementate, portando a conseguenze dannose. Cioè, io vedo che effettivamente funzionano, sto meglio, non sento il dolore, e quindi lo ricerco quel comportamento che mi ha fatto stare bene, ma quello che mi ha fatto stare bene una volta non è più sufficiente, e quindi aumento. Il rischio della dipendenza è quello, perché anche la fantasia, no, di cui ho parlato prima, infatti questo è un concetto che per me è importante ribadire, il rischio è quello di una scissione psicotica dalla realtà. Cioè, se io passo troppo tempo a fantasticare, veramente rischio di perdere il contatto con la realtà. Rispetto agli altri comportamenti è molto semplice immaginarcelo: se mangio troppo, al di là che ingrasso, ma mi fa male alla salute, se utilizzo sostanze o alcolici, chiaramente mi farà male, ma qualsiasi comportamento viene portato allo stremo sicuramente sarà dannoso. Ok, adesso chiudiamo questa prima parte del webinar e soffermiamoci a rivedere insieme quello che è successo dallo scorso anno. Cioè, parliamo un attimo del lockdown. Quindi, dal 9 marzo 2020, l'Italia, a causa del Covid, è stata messa in uno stato di quarantena forzato. Tutti noi ci siamo ritrovati a dover sperimentare un lungo periodo di reclusione, salvo che per rarissime eccezioni. Molte persone hanno dovuto interrompere le loro attività lavorative. Alcuni sono passati da svolgere attività in presenza in modalità smart working. In generale, comunque, c'è stato uno stravolgimento delle nostre routine. Ma la vita non è solo lavoro. È fatta anche di svaghi, di attività sportive e di relazioni interpersonali che anche loro hanno subito delle sostanziali modifiche. In tutto ciò,
Per superare la noia e le difficoltà della reclusione abbiamo trovato delle attività alternative casalinghe. Alcuni di noi ci sono riusciti in modo più originale, e altri sono diventati degli esperti panettieri e hanno prosciugato le scorte di lievito dei supermercati. Io quando ho cercato di diventare un panettiere non ho più trovato un solo dado di lievito, e altri, probabilmente la maggior parte, in parte lo ammetto anch'io, si sono svagati con profonda dedizione a maratone di film, di serie TV o di gaming online. E si è temuto e si teme tuttora, viste le alterne fasi di aperture e chiusure, delle ripercussioni a livello psicologico dovute alla riduzione delle attività che eravamo abituati a svolgere e delle libertà personali e delle interazioni sociali. E sono tutti timori più che giustificati dalle tante ricerche e dalle tante richieste di sostegno che ci arrivano. Il punto qual è? Che non tutti hanno vissuto questo periodo nello stesso modo. Cioè, questo, le sofferenze di cui parlavo, no? Di queste ripercussioni, sono reali, ma non è stato così per tutti, perlomeno in un primo momento, perché alcune persone in questa condizione hanno trovato o sperimentato almeno due delle tre modalità per tenersi lontani dalle sofferenze psicologiche causate dalle pressioni esterne di cui abbiamo parlato prima. Andiamo a vedere quali. Allora, la quarantena che cos'è? Non è altro che una forma di evitamento assoluta. Cioè, arriverò a evitare tutto perché devo stare dentro casa. L'unica differenza è rappresentata dalla passività che la contraddistingue. Infatti, l'evitamento è un comportamento che viene messo in atto consapevolmente, mentre la quarantena è imposta. Ciò non toglie che averla sperimentata ci ha fatto scoprire l'utilità di non dover affrontare quelle situazioni che generano frustrazione. Ok? Quindi, ricapitolando, la quarantena viene imposta, l'evitamento lo faccio di proposito. Alcune persone che evitano potrebbero affermare che non è così, che non se ne rendono conto. In realtà non è così. Tutto quello che facciamo, tutti i comportamenti che mettiamo in atto hanno consapevolezza. Casomai è un po' sotto soglia, ma non c'è nulla che facciamo di inconsapevole. Ok? Il punto qual è? È che sia imposta o ricercata, in questo caso noi l'abbiamo sperimentata. Oltretutto, se l'evitamento attivo può in alcuni casi generare un sentimento di colpa dovuto a delle autovalutazioni su me stesso, del tipo, ecco, come al solito nel momento della difficoltà sono scappato e quindi proverò un senso di colpa oltre a una profonda tristezza, la reclusione non ha avuto questi effetti perché, essendo stata imposta, non posso colpevolizzarmi. E quindi questo è il primo dei due sistemi di difesa dalla sofferenza che ci ha fatto sperimentare il lockdown. L'altro invece riguarda le attività che sono state svolte nel periodo di reclusione. Perché le intere giornate passate davanti a uno schermo di un PC o di un televisore hanno anestetizzato le emozioni sgradevoli legate alle tante situazioni sociali in cui ci sentivamo inadeguati. La pervasività di questi comportamenti può aver portato a forme estreme di identificazione con le storie o con i personaggi di serie TV, film, giochi di ruolo, libri, anime, manga, fumetti, qualsiasi cosa che è legato a un mondo di fantasia. La fantasia permette di sperimentarsi esattamente come si vorrebbe e
e non si riesce ad essere. Ora, non dico che tutte le persone che durante il lockdown hanno visto le serie televisive o i film si sono identificati in questo modo, ma è possibile che ciò per una fascia di popolazione estremamente debole ciò sia accaduto. Ok, questa è la mia piccola creazione fumettistica per vedere come potrebbero essere andate le cose. Allora, nella prima vignetta, questa a sinistra, vedete una situazione scolastica in cui troviamo il nostro protagonista Luca, che è il ragazzo con le mani sulle guance stile mamma ho perso l'aereo, che è abbastanza triste perché la professoressa, in modo molto didattico, gli fa presente, molto didattico e soprattutto educativo, gli fa presente che ha preso un altro 4 e che se continua per questa strada non otterrà mai nulla nella vita. E per concludere il suo intervento gli dice anche: guarda Giacomo, prendi esempio da lui, come a rimarcare la differenza che c'è con gli altri. Ora, ad un tratto il nostro ex presidente del Consiglio Conte ci informa che sta per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione "io resto a casa" e che l'Italia sarà una zona protetta e quindi ci annuncia il nostro lockdown. Quindi il nostro Luca nella sua stanza vede la televisione, prende consapevolezza della notizia e si domanda fra se sé: oddio, e adesso che farò tutto questo tempo dentro casa? È dispiaciuto, è preoccupato perché è abituato ad altro e quindi inizierà a trovare una serie di soluzioni alternative, come ad esempio nella prima vignetta lo vedete giocare a qualsiasi console, una PlayStation, un Xbox, probabilmente come si fa al giorno d'oggi in modalità online, quindi con la possibilità di giocare con un pubblico infinito di persone e gioco tante ore. Quando sono stanco, casomai metto in pausa il gioco, mi allungo e mi vedo una bella serie fantasy in cui mi identifico, come abbiamo detto prima, nelle gesta dei protagonisti. Tutto questo va avanti fino all'inizio dell'estate e tutto ad un tratto ritorna Conte e ci avvisa che l'Italia è pronta a entrare nella fase 2, perché giustamente non possiamo più aspettare e ci assumiamo il rischio ed è il momento di ripartire. A quel punto cerchiamo di immaginare quale potrebbe essere la reazione di Luca, che non va più a scuola, quindi non sente più quelle frustrazioni dovute dai voti bassi e dei paragoni con gli altri, perché si è abituato ad essere gratificato dal gioco, dalle visioni. Casomai, ecco qui non ho aggiunto una vignetta in cui intrattiene delle relazioni virtuali con persone che lo comprendono, ok? E quindi il ritorno alla vita potrebbe creare questo: un Luca che fra se sé riflette, ecco, io non voglio tornare alla vita di prima, stavo bene senza tutte le pressioni, perché dovrei lasciare la mia stanza? Quindi i piani che abbiamo visto per non sperimentare il dolore sono solitamente appresi dai contesti familiari o culturali, quindi in qualche modo fanno già parte di noi. La correlazione fra i potenziali hikikomori e il Covid-19 è data dalla scoperta da parte di queste persone degli effetti positivi legati alla condizione della reclusione forzata e le conseguenti attività per allontanare la noia dello stare in casa.
Quindi, prima di arrivare al trattamento, soffermiamoci un altro po' su questo concetto, che è quello chiave che volevo esprimere oggi con questo webinar, che appunto ho chiamato il ruolo del Covid. Il ruolo è dovuto appunto a questo, dall'aver fatto sperimentare questi piani che probabilmente prima non facevano parte di me e potrebbero portarmi a trovare la stessa soluzione che hanno trovato 20 anni fa i giovani giapponesi diventando i kikomori. Certo, in Giappone quel fenomeno si è sviluppato maggiormente anche perché, essendo diventato un fenomeno sulla bocca di tutti, è diventata una sorta di alternativa. Cioè, io giovane, anche se non ho sperimentato tutte quelle sensazioni, so che c'è questo metodo che altri miei coetanei hanno adottato. In Italia ciò non è avvenuto e per il momento non avverrà perché è un qualcosa di ancora poco condiviso. Cioè, il termine kikomori in molti, a molti non dice nulla, ma la nostra preoccupazione è questa, che avendo sperimentato questi stili di evitamento, i nostri giovani potrebbero decidere di continuare a metterli in atto. Adesso vediamo l'aspetto del trattamento, non sono andato troppo nel merito, anche perché prima di pensare a un trattamento credo che dobbiamo pensare a come eliminare tutte le forme di resistenza al trattamento stesso. Mi spiego meglio. È difficile, mi resta molto difficile immaginare un ikikomori che si presenta in terapia o che chiede semplicemente aiuto a qualcuno per uscire dalla condizione che sta vivendo. La vedo molto, in maniera molto utopistica, perché il motivo è dovuto all'intenzionalità e alla consapevolezza che li porta a rinchiudersi dentro la propria stanza. Quindi fin quando vedranno la reclusione come egosintonica rispetto ai propri bisogni, non esiste nessun trattamento che potrà risultare efficace. Quindi la mia proposta è questa, è quella di avvicinare prima la famiglia, perché il ragazzo non verrà mai a chiedere aiuto. Allora, facciamo così, proviamo a immaginare come potrebbero andare, come potrebbe svolgersi nella realtà familiare la gestione di un caso di kikomori. Allora, abbiamo detto che il motivo principale che si trova dietro l'autoisolamento è l'incapacità di sostenere le pressioni sociali e culturali. Ma per quanto forti siano, se non fossero sostenute ed alimentate dalla famiglia, probabilmente la sofferenza non raggiungerebbe mai i livelli che costringono i giovani a diventare kikomori. Quindi ci troviamo di fronte a una possibile famiglia criticista che da sempre mi ha fatto pesare il fatto che io nella vita dovrò diventare qualcuno, perché la società da sola non basta, devo avere qualcuno intorno che mi manda gli stessi segnali. Quindi la reazione di una famiglia con tendenza alla critica sarà probabilmente molto dura, se non coercitiva, nel tentativo di far uscire il proprio figlio dalla stanza. Potrebbero utilizzare varie modalità, potrebbero minacciare un taglio dei sostentamenti, privarli delle tecnologie, degli strumenti utilizzati per passare il tempo o, come hanno fatto alcune famiglie in Giappone, pagare degli estranei specializzati per portare fuori con la forza i ragazzi. Quando parlo di estranei specializzati parlo di veri e propri buttafuori, cioè parlo delle persone che vanno lì, prendono e li portano via. Potete immaginare che tipo di effetto ha questo sui giovani. Ad una risposta di questo tipo, i ragazzi probabilmente alzeranno il tiro e l'unica alternativa che avranno sarà quella di esternare la loro sofferenza in modalità drammatica.
arrivando a minacciare gesti estremi pur di rimanere nella condizione che hanno scelto per loro. E quindi solo a quel punto i genitori, spaventati dalle possibili conseguenze minacciate dai figli, entreranno nel circolo di mantenimento di cui parlavamo all'inizio. Questo non sarà però sufficiente a creare un'alleanza con il figlio, che continuerà a sentirsi non compreso rispetto ai propri bisogni. Quindi il primo contatto con un esperto immagino che verrà proprio attraverso i genitori, e l'intervento, quello fondamentale, sarà centrato proprio su di loro, con il fine di fornire il sostegno e gli strumenti per gestire queste dinamiche familiari. E quando intendo gestire le dinamiche familiari, intendo proprio far comprendere quello che sta vivendo il proprio figlio, fargli capire che accettare che stia dentro la stanza, ma comunque non cambiare le proprie opinioni sul fatto che sta sprecando la sua vita, che dovrebbe ottenere quello, cioè noi dobbiamo dare un valido motivo per uscire, perché io posso anche ignorare la società, ma se la mia famiglia è la prima che mi manda certi messaggi, io tenderò a rimanere dentro casa. Quindi se la famiglia non riuscirà a trovare il modo di mostrarsi come alleati e non come nemici, la motivazione al cambiamento sarà nulla. E il rischio è che col passare del tempo la situazione peggiorerà, perché più tempo si passa nella stanza e più sarà difficile lasciarla, sia per i motivi che li hanno portati a rinchiudersi, sia perché il costante evitamento delle situazioni sociali li rende o semplicemente li fa sentire ancora più impacciati di quanto non si giudicassero inizialmente. Ok, con questo abbiamo concluso. Vi ringrazio per l'attenzione e vi mostro brevemente i servizi che forniamo qui al Centro Studi Cognitivi dell'Aquila, quindi partire da una valutazione psicodiagnostica ai trattamenti di disturbi d'ansia, e trattamenti di disturbi dell'umore, disturbi alimentari e disturbi di personalità. Colgo l'occasione per ricordarvi o semplicemente per informarvi che abbiamo fatto partire un'iniziativa di screening gratuiti rispetto ai disturbi d'ansia, e se siete interessati per qualsiasi cosa potete contattarci a questo indirizzo mail o al numero di telefono. Vi lascio qualche istante per segnarlo se siete interessati. Ok, quindi vi rinnovo a partecipare allo screening gratuito. Se volete, potete trovare tutte le informazioni sul sito di Studi Cognitivi. Adesso esco dalla modalità condivisa e cerco di contattare la mia collega Alessandra, sempre se riesco a risolvere delle difficoltà tecniche. Così passiamo alle domande. Sì, ce n'è una molto corposa ed interessante. Vai. Allora, scrive Sara, fa dapprima una riflessione. Dice: mi sembra che il fenomeno hikikomori sia l'estremizzazione di uno stato diffuso di ansia, senso di inadeguatezza, riscontrabile nei giovani adolescenti. Poi ti chiede: può definirsi il frutto del sistema capitalistico? In realtà sono quattro domande. Poi ti chiede: come intervenire in prevenzione per favorire la costruzione di una sana autostima e di un senso di sé definito? Poi, come porre fine a questa infinita competizione reale e percepita, proponendo invece una costruzione del proprio percorso di vita più consapevole, lento, rendendo l'individuo veramente consapevole di sé e dei propri intimi desideri?
Infine, nel caso dei Kikomori, si osservano comportamenti autolesivi in assenza di forzatura da parte della famiglia? Ok, allora, partiamo dall'inizio. Sì. Partiamo dalla sua riflessione che mi sembra più che corretta e anche alla seconda considerazione sono più che d'accordo. Rispetto alla prevenzione, non so se è la terza domanda, comunque adesso parliamo un attimo della prevenzione, sì. È possibile e chiaramente deve essere messa in atto da parte della famiglia e anche casomai del sistema scolastico in cui sono inseriti i giovani. Perché se vedo improbabile riuscire a portare un cambiamento a livello della nostra società, della nostra cultura, però possiamo intervenire direttamente all'interno della famiglia. Quindi non solo non mandare gli stessi messaggi che ci manda la società di raggiungimento di obiettivi e di prestazioni, ma anche a spiegare che quei messaggi che arrivano dai social media, dalle televisioni, dalle pubblicità, vanno interpretati nel giusto modo. E io non credo che sia corretto limitare l'utilizzo dei social, perché creerebbe un sentimento di tristezza e di frustrazione nei giovani, perché non capirebbero il motivo. Quindi, visto che questi strumenti esistono e non possiamo far sì che loro se ne privino, l'importante è che la famiglia gli sia da sostegno e gli spieghi che le cose vanno in un certo modo. E mi dici altri punti? Perché sugli aspetti su se ci sono comportamenti autolesivi in assenza di forzatura da parte della famiglia. In assenza di forzatura. Ok, è possibile. Fortunatamente qui in Italia non è un fenomeno così ampio, anche se da un po' di anni che esiste un'associazione che si occupa del fenomeno. Non so dire, non so rispondere con precisione con delle percentuali, però sì, è possibile che ci siano anche gesti e comportamenti di questo tipo. Ti riporto poi delle considerazioni e delle domande di Guglielmo prima di chiudere. Sì. Che ti chiedi? Anche perché purtroppo ci hanno detto di essere puntuali e rispettare l'orario, quindi mi dispiace, fammi quest'ultima considerazione con domanda e per tutti gli altri, se ci dispiace di non aver risposto, se avete bisogno potete comunque scriverci sulla mail e sarà mia premura rispondervi quanto prima. Guglielmo inizialmente fa una considerazione sul numero dei Kikomori presenti. Dice: attualmente il numero dei Kikomori in Giappone è di 1 milione, credo, e in Italia 100.000 o è aumentato? E poi successivamente fa un'altra considerazione. Si può considerare Dante, che ha vissuto nel 300, un lungo periodo di separazione dalla sua Firenze, possa essere stato vittima, ante litteram, del fenomeno dei Kikomori, confidando nella creazione in un mondo fantastico frutto della sua arte ed immaginazione? Bellissima domanda. Non mi sento di diagnosticare nulla a Dante, però visto in questo modo potrebbe essere sicuramente potrebbe aver utilizzato una di quelle strategie di cui abbiamo parlato prima, quindi quella della distrazione, quindi di immunizzarmi attraverso la fantasia. Poi che in questo caso la fantasia abbia
portato alla creazione di una delle più grandi opere della storia, ne siamo ben felici. Però ecco, ammettere che Dante fosse Nikiko Mori mi sembra un po' troppo. Va bene, allora ripeto, mi dispiace se non possiamo rispondere a tutti, vi ringrazio e prima di lasciarvi vi do appuntamento per il 20 maggio, per giovedì 20 maggio alle ore 18, ci sarà il webinar dal titolo Cibo ed emozioni, quando l'alimentazione diventa un problema, e il parere dello psicoterapeuta. Il parere in questo caso è lo psicoterapeuta, uno dei due è la mia collega qui presente, Alessandra Portacci, l'altra sarà presente la dottoressa, sempre psicologa, psicoterapeuta, Federica Luisio, e la nutrizionista Lavinia Trombatore. Io vi saluto e vi ringrazio di nuovo per l'attenzione. Buona serata a tutti.